Buongiorno, sono Silvia Pilutti, sono una psicosociologa e titolare di una società di ricerche di Torino che si chiama Prospettive Ricerche Socio-Economiche. In questi ultimi anni sto collaborando con il Servizio Sovrazonale di Epidemiologia dell'ASL TO3 e stiamo realizzando un progetto sul territorio di Vallette. Il progetto nasce in seguito all'adozione da parte della Regione Piemonte, del Piano Nazionale Cronicità, che ha previsto di formulare delle proposte innovative per la presa in carico delle malattie croniche, ma anche la prevenzione. È una presa in carico proattiva, cioè non si aspetta che il paziente arrivi alla sanità, ma è la sanità che si attiva per andare incontro alle esigenze delle persone. Questa presa in carico proattiva ha come obiettivo la riduzione delle disuguaglianze geografiche e sociali che incidono sulla salute e sul benessere delle persone. Per iniziare a sperimentare questo sistema di coazione di comunità, abbiamo focalizzato l'attenzione su una delle problematiche più importanti per la città di Torino e per la zona di Vallette, ed è il diabete. È una patologia cronica molto diffusa. In alcune zone, come in Vallette, la proporzione di persone affette da diabete arriva anche al 7%. Proprio il supporto della comunità può migliorare la capacità di seguire i pazienti diabetici, sollecitandoli, invogliandoli ad aderire in un modo più adeguato alle terapie che vengono proposte dal servizio sanitario, ma può soprattutto giocare un ruolo positivo nella prevenzione del diabete, perché il diabete è una di quelle patologie che è più facile controllare con degli stili di vita sani. Quindi mangiare bene, muoversi e avere una socialità ricca sono elementi che possono cambiare il quadro di salute della persona diabetica. La comunità di Vallette è molto attiva. Abbiamo avuto un riscontro positivo da persone che hanno dimostrato un interesse al tema, mettendosi a disposizione per i gruppi di cammino, per includere le persone affette da diabete. Il lavoro è partito da un'autoriflessione degli operatori sanitari. In questo caso c'è uno sforzo importante di rendere il servizio accessibile a tutti quanti. La presenza dell'istituzione e l'attivazione della comunità sembrano essere l'elemento interessante. Su Vallette la sperimentazione sta dando ottimi risultati. Per noi è importante che l'ASL sia il soggetto principale che prenda le iniziative e che si avvalga di questo capitale sociale sul territorio intorno al tema del diabete, perché è importante non interrompere tutto perché c'è la pandemia.